Dopo la vittoria, ovviamente la mia vita è cambiata radicalmente. Si sono inseriti tante tante cose belle. E, è vero, è stato un po' stressante essere catapultata in questa realtà, però molto soddisfacente. A 20 anni ed è napoletana, studia sociologia, lavora come impiegata e come modella. Zeudi Di Palma è stata incoronata Miss Italia 2021 nella finale della competizione nazionale che si è svolta il 13 febbraio a Venezia. Non è che è il territorio che fa le persone, ma sono le persone che fanno il territorio, quindi non è sempre detto che tutto ciò che viene messo in luce è vero, ovvero come la criminalità. C'è tanto altro che a Scampia, come ragazzi che hanno voglia di fare, di dare contenuti importanti. Ecco perché poi io sono un esempio e un simbolo da portare avanti. Io vorrò magari in futuro dare opportunità ai ragazzi di creare attività, di avere opportunità lavorative senza che questi ultimi si spostano in altri territori. Quindi anziché magari andare sempre al centro, rimanere anche a Scampia, quindi andare al cinema oppure farsi una bella passeggiata su una pista ciclabile. In una cerimonia al Maschio Angioino, il sindaco Manfredi ha conferito alla Di Palma un riconoscimento simbolico anche per il suo impegno civile in favore del quartiere e dei ragazzi di Scampia. La testimonianza di una periferia che spesso è legata a stereotipi negativi, ma che è fatta di tante donne e uomini che si impegnano quotidianamente, che hanno grande dignità, grande voglia di cambiare la narrazione che spesso affligge questi luoghi e testimoniare quindi studi, capacità di studio, impegno sociale, senso civico, e di questo noi ne abbiamo estremamente bisogno.